Vediamo un po'. Nome Ignazio, diciamolo. Il cognome è Deligia. Data di nascita 23/6/66, ragazzi. La sua età ce l'ha, Professione ha 20 anni meno. Musicante, comico, musicista ovviamente, musicista e comico. Segni particolari ammacchiamo, ci siamo, ma qui tutti. Ci siamo assolutamente. Ci siamo. Buongiorno e buona buongiorno Ignazio. A Ignazio Deligia. Bentrovato. Bentrovati anche voi. Grazie. Ma guarda, noi... è sempre bello vedere. Sì, noi ci siamo trovati da anni. Sì, da anni. Ci siamo trovati. Ma ogni quindi... tanto incontriamo anche noi alla radio. Non ci lasceremo mai. Ma vedo che comunque che in tanti anni non siete guariti come no, me. No. Anzi, non volevamo, ma non volevamo neanche guarire. No. Noi abbiamo una sana pazzia. Cioè, stamattina per Pasquetta sei uscito con il bandana per andare a fare Kung Fu. Cosa che dovevi fare? La bandana è il mio marchio di fabbrica. È come il cappello per Gennaro? No, sì. Forse io usavo anche il Gennaro prima. Il Gennaro no? Sopra i capelli. Esatto. Che è una marca di questa scelta. Perché sotto è una, non c'è niente. No, è una scelta obbligata. Perché ha una folta accappigliatura. Esatto. Non è come lei, la fortuna ce l'ha solo lei. Tutti neri, ancora così virili. Ma qualcuno diceva che quando Dio ha fatto l'uomo, quelli che gli sono usciti male, c'erano i vostri Spilus. No, per non far rivedere tutti quelli che hanno contestato il frutto mangiato da Medeva, io l'ho contestato, non devo pagare le loro scelte. Il signore ha detto: finalmente uno che parla chiaro e ti lascio i capelli. Va bene, perfetto. Devo dire che questa è una nuova teologia. Quindi i capelloni sono tutti contestati. Questa è la cagata in di generale, Pasquetta. Quella è la bruttura della teologia. Benissimo. Mentre io la parte pulita. Io onesta. Voglio fare due chiacchiere con Ignazio, con che è un po' che non vedo dal vivo. E in realtà ti ho visto in video perché tu nasci come cantante demenziale, possiamo dire? No, io nasco come comico, ironico. No, come musicista. Come musicista proprio? Sì, all'inizio noi, all'inizio degli Amacchiamo. Cioè serio, musicista serio. Serio. Chitarrista? Sì, no, pianista. Pianista. E noi avevamo un gruppo perché che... chi non sa che il piano si suona così. Sì, si può anche suonare così. Bene, nasce... No, questa cosa non la sapevo, infatti te l'ho chiesta apposta per capire un po' i tuoi albori. Il demenziale è quasi una scelta che abbiamo voluto fare quando ci siamo resi conto che la musica demenziale forse tirava, funzionava di sì, più. Sì, è vero. Erano gli anni Ottanta. Sì. Facciamo anche un disco che non fu mai prodotto, però molte di quelle tracce... Per altrettanti motivi o non venne mai prodotto perché non avete poi approfondito? No, dopo non tenemo su di noi. C'era una ragione. Poi, dai. Non si trovano ora i produttori. Si ma intitolava? Neanche, si chiamava, non aveva nome. No. C'erano delle tracce. Disco in Italia senza nome. Non aveva un nome, c'erano delle tracce. Attimi, Sardegna, questi erano i titoli delle canzoni, però non avevamo un progetto ben preciso, ecco. Poi abbiamo abbandonato per colpa degli impresari all'epoca e abbiamo ripreso nel 91 con la musica demenziale, col primo album a Calle Laus. E da lì poi abbiamo... Già il titolo lascia abbastanza capire. Doveva essere una cosa molto, molto casareccia, invece in pochi mesi ha venduto 5.000 copie. Quindi siamo stati costretti. Le piazze erano sempre riempite. Sì, io sono informatissimo. Quindi un successo arrivato proprio inaspettatamente attraverso una strada nel mondo dello spettacolo che forse non era neanche quella che tu avresti voluto prendere. Assolutamente no. Ma eri uno di quelli che da piccolo nel gruppo di amici faceva la battuta, faceva ridere, e allora avevi già un po' lo stampo. Sì, beh certo, quello c'era. Se riuscite a entrare nel mio profilo Facebook, sì? C'è anche la mia pagella delle medie. C'è la pagella c'è la mia medie. Pagella delle medie. Qual è il tuo profilo Facebook? Com'è? Deligia Amacchiamo Ignazio. Deligia Amacchiamo Ignazio. Vediamo, chiediamo in regia se fanno la magia. Vediamo. Diamogli il tempo. C'è la mia pagella dove mi descrivono come un criminale. Come un criminale? Addirittura. Sì, perché noi facciamo. Ma è delle... tra le foto la tua pagella? No, perché adesso stiamo vedendo la bassa frequenza. Ma e stanno scorrendo. Probabilmente sì, è anche tra le foto. Ma Ignazio, foto. Eri anche violento. Ma facevamo delle cose del tipo, per esempio, alla professoressa di religione. Sì. Gli dipingemmo la macchina di bianco perché aveva una prinza arancione. Sì. E gli scrivemmo: Dio non esiste. Oddio. A quella di religione. Devo dire proprio nella giornata di Pasquetta mi sembra criminale. Anche. No, ma nella giornata di Pasquetta mi sembra anche. No. Sì, racconto pochino. L'aneddoto più inerente. Esatto. Già ammansito. Comunque infatti, la pagella. Il mio ammansito è www. No, no, appunto. La pagella credo che te l'abbiano tolta dalla tua pagina Facebook perché sono 6 ore che vedo la regia che scorre avanti e indietro. Ma la pagella è stata fatta sparire apposta per evitarti un po'.
po' di problemi, o forse li hai già avuti tu. C'è. Vabbè, comunque, al di là di questo, da lì quanti anni sono passati? Che anno era quando avete fatto? Era il 91. 91. E noi nel 93 facevamo il secondo album, Con Che Bestia, che ci diede la consacrazione. Io l'ho sentita. Sì, Con Che Bestia ci diede la consacrazione. Perché bellissima canzone. Vendette 35.000 copie. 35.000 copie, ma sono numeri esagerati per quel periodo. Sì. Importantissimi. Sì, ha fatto i soldi. Avete il nostro produttore, basta. Franco Madama, ha fatto i soldi. E voi non l'avete, non avete visto l'ombra? No, beh, c'è stato un po' di... Voglio subito farti, amico, caro Ignazio, una sorpresa. Andiamo a vedere, perché abbiamo un filmato che ti riguarda di periodi lontani. Vediamo periodi un po'. Lontani. È un po' lontani, quando ancora avevi i capelli. Guarda, caro Ignazio. Quando ancora quello, un bel ragazzo, quello che è la tua bandana non esisteva. Non esisteva ancora. Sì. Vediamo. Lavoro. Cioè, lavoro, lavoro, diciamo, secondario. Notte in surrioni, commenti su Bruce Mandroni, in una svetra ballavo, sempre stanco e sterrigao, amaruamo in testa roscia, poi taruissi su un'angoscia, sulla sadde festa ricco e non rise spigiamo vivo, rotto Mandroni, non voli straballai, caramita voli sbagli, gli rimbollo a tripai. Barinda traballa. Mista su Sardegna 1, ragazzi, abbiamo tirato fuori un puro documento. Artigianato, tutto fatto in casa. 1900 questa era del 95. L'altra probabilmente 82 83. Beh, e lì il cappello vinceva che cominciavi a perdere il pelo. È probabile. No, la prima immagine, sì, la seconda aveva il cappello. Io ho iniziato a mettere il cappello dopo che ho avuto i dread, i capelli rasta, no? Sì. E mio padre mi era accanto di mise che sa conca. Non gli piace. Non gli piace. Ignazio con i rasta non mi sembra Ignazio. Ecco la pagella, ragazzi. Mandiamola ecco in onda, la pagella. Visto che il lavoro. Nel commento generale c'è scritto elemento. Sovversivo. No, il nostro della classe. DJ Fabietto di regia ha fatto un lavoro straordinario. Ha girato in lungo e largo la tua pagina aveva Facebook. Gli attributi di capo. E adesso cercheremo anche di rendere un po' più capibile quello che c'è scritto in quella, pagella, se ce la facciamo. Sennò comunque facciamo vedere il documento. Eccolo là, questo è il commento, finale. Beh, sì. Ragazzi, commenti finali da neanche da brivido, neanche pensare che tu sia stato un alunno, eri più un detenuto a quel punto. Non si può scrivere per un bambino di 14 anni. Giudizio finale. Elemento leader della classe, viene seguito ad esempio da tutti i compagni dove agisce psicologicamente sul carattere di essi. Pericoloso per sé, per gli altri, organizzatore omertuoso, personalità forte. Ma te lo sei imparato a memoria perché tu leggi quella calligrafia? Sì, perché per me è stato. Sì, perché è sito in oriundo antico quel robo. Professor Belisai, non me lo dimentico. Salutiamo il professor Belisai. Ma hai avuto modo di sentirlo dopo? Che è morto vent'anni. Devono essere tutti i miei frastimmi, le mie bestemmie. Non so che possa andare, ma io intendo posso. Allora, la mia domanda era. Dopo la pagella, subito dopo, modo di sentirlo, non dopo vent'anni, subito dopo i genitori non sono andati a chiedere spiegazioni. No, mio padre non è che era uno che chiedeva spiegazioni, no, mio padre arropava. Ah, quindi? Sì, sì. Va bene, fermiamoci qui un attimo perché abbiamo la pubblicità e tra poco dobbiamo andare da Franz di Cioccio e siamo anche già un bel po' in ritardo per parlare di Pasquetta perché stasera saranno a Porto Torres la PFM, poi torneremo con Ignazio De Ligia e la sua pagella che abbiamo visto, devo dire, da criminale. State con i due di Via Venturi e buona Pasquetta ancora a tutti, a tra poco. Live in questa puntata di Pasquetta i due di Via Venturi, quasi agli sgoccioli, però dobbiamo andare al telefono a ringraziare ancora una volta per la disponibilità un grande della musica rock, io direi non solo italiana ma mondiale, il leader della PFM, premiata Foneria Marconi, Franz di Cioccio. Buongiorno Franz, caro. Auguri. Buongiorno, grazie, auguri anche a voi, grazie. Allora, questa sera sarete appunto ad inaugurare, a tenere il battesimo della Pasquetta nella baia di Balai, praticamente questa baia che inizia un festival che si chiama il Balai Festival e ha scelto la PFM, come non scegliere al meglio, direi.
Beh, sono molto felice prima di tutto di tornare in Sardegna ancora, anche prima della bellissima stagione, tanto lì la stagione è sempre bella, per sì, cui, in effetti sì. Sono proprio felice, per cui che dire, anche perché se siamo quelli che inaugurano il concerto, mi sa che dovremmo fare un concerto bello, almeno la gente si ricorda. Presumo che la PFM, che porta in giro da sempre uno spettacolo che è molto legato ovviamente a Fabrizio De André, ancora una volta lascerà con la bocca aperta i propri spettatori. Di questo sì, si tratterà anche stasera, no? È uno degli spettacoli nostri, noi ne abbiamo diversi, non ne abbiamo uno solo, ne abbiamo 5 o 6, e questo è, diciamo, che il più gettonato, perché unisce insieme due cose molto molto belle. Uno è la poesia di Faber e uno è la nostra maniera di portare quelle canzoni, e si rinnova l'abbraccio fra il rock e la poesia. Questa cosa qui è sempre stupefacente come è fatto, anche perché poi sul palco non ci risparmiamo, e quindi c'è l'effetto sia culturale che anche emotivo e fisico, se vuoi. Intanto stiamo facendo vedere proprio in sovraimpressione anche il manifesto di questa sera, o comunque di questa Pasquetta, di questo 21 di aprile, e credo che il progetto che hai appena descritto abbracci veramente dai più giovani che vengono magari impartiti dai genitori che amavano la PFM e tutto quello che avete fatto con De André, fino appunto ai papà, alle mamme, ai nonni, insomma è trasversale il vostro pubblico. Sì, diciamo soprattutto questo concetto è trasversale perché si rinnova di continuo, perché come hai detto giustamente tu, magari uno trova in casa un disco del padre o della madre e scopre delle cose bellissime, perché la poesia di Faber non è una canzone che passa di moda, riflessioni. Sono fotografie dell'anima, sono eterne, per cui la musica che noi gli abbiamo cucito intorno non fa altro che espandere la sensazione, perché quando lui le ha fatte, all'epoca che le ha fatte, erano molto semplici, fatte solo con una chitarra e pochi strumenti. Noi le abbiamo arricchito e abbiamo fatto di questa una scenografia, per cui la poesia si sente proprio dal suono, dall'emozione che riescono a dare questi arrangiamenti. La cosa più bella che vedo io dal palco, ed è un'emozione molto grande, lo dico perché ci tengo, è il fatto di vedere queste generazioni insieme, felici entrambe nello stesso momento. Non c'è un concerto per giovani e uno per meno giovani, oppure è una cosa che abbraccia tutti. Questa cosa, visto dall'alto, vedere i padri e i figli che saltano insieme, perché poi quando facciamo Il Pescatore, quando facciamo Zirichittaglia, quando facciamo questi pezzi qui, sono pezzi estremamente potenti anche sotto un profilo proprio di spettacolo, ti danno una carica emotiva molto forte. Siamo d'accordo, non potremmo essere che d'accordo, perché è storia quella della quale hai parlato, siete storia voi, e affacciati sul Golfo di Lasinara, sarà davvero una cornice stupenda. Devo dire che l'amministrazione di Porto Torres ha scelto bene per questa Pasquetta 2014. Grazie a Franzi Di Cioccio, buona Pasquetta, grazie, e buon concerto. Ciao caro amico, tutti, grazie, ciao. Il grande Franzi Di Cioccio è per noi di Ludi Viaventuri un piacere avere questi grandi ospiti. Abbiamo avuto Paolo Fresu la precedente ora, nella prima di questa Pasquetta, e adesso Franzi Di Cioccio. Insomma, un contributo che ci piace unire, quello di un programma che ha lo spirito radiofonico ma che va in onda in televisione, a quello del grande bacino di utenti che girano per la Sardegna, per dire, dai grandi artisti come Ignazio De Lillo. Ignazio, come il grande Ignazio, tolto le parole di bocca. A me mi stava venendo una cosa adesso che abbiamo sentito Di Cioccio. Loro fecero un concerto a Mulino Beccio negli anni 80 Franz si alternava la batteria con un batterista che si chiamava Walter Calloni. Vabbè, dire che il cognome... No, ogni tanto lo chiamavano Calloni, noi abbiamo spiegato, guardate che... Il cognome non era un migliore dispregiativo. Lo chiamavano perché, stranamente, bene chiarirlo. Questo batterista, stranamente, non si trovava mai prima del concerto, quindi Calloni, dov'è Calloni? Calloni, dove sei? Vieni, Calloni! Dopo il chiarimento... No, era Franz che si lamentava, ma questo Calloni... Oh, nella giornata di Pasquetta, che cosa? Salutiamolo anche. Cannone, abbi pazienza. Ha finito, basta. Sì. Adesso abbiamo capito cosa fa. Ciao. Lei vuole sempre rimarcare per ultimo la cosa. L'aneddoto è simpaticissimo. Il passo tra la musica ironico, demenziale, chiamiamola così. Avete mai fatto il Festival di San Scemo? Mai? Mai pensato? No, non è un festival così tanto per dire esiste, perché questo ride pensando che sia una battuta. Però io, a Sanremo abbiamo fatto il Festival della canzone dialettale e l'abbiamo anche vinto. Nel 2000
2001. Ah, però, sì, però sì, diciamo, il salto tra la musica ironico-demenziale e la comicità, com'è avvenuto? Allora, premettendo che dal vivo abbiamo sempre fatto un po' di comicità, lo scorso anno, parlando con Gabriele Cossu, che tu conoscerai benissimo, come no, che salutiamo e avremo ospite nelle prossime settimane. Mi fa piacere. E è nata questa possibilità, ecco, di fare un personaggio all'interno della trasmissione, sì, fuori onda. Ci ho provato, ho fatto un personaggio, è piaciuto, e poi ho cominciato a fare l'autore insieme a Gabriele della trasmissione. E nell'ultima edizione ho fatto 4 personaggi più la sigla di chiusura. Quindi sentiamo un bel impegno. Insomma, brevemente fare un ritratto. Ma scusi, avrà bisogno di una spalla? Avrei oppure... bisogno di una parrucca, forse. Una parrucca? Ah? No, smonti no, la sua, però. Subito, demagogo, cerchi subito. Tolga via Ignazio. Va bene, ma che poi, la storia del gatto morto. No, ritiro la domanda. È ubriaco. Ritiro la domanda. Adesso parlavamo di pagella. Ritiro la domanda. Ritirami anche la pagella a casa. No, quella pagella va ritirata perché è grave. Vabbè, ha un pezzettino, diciamo, di piccolo, sì, monologo questo personaggio. No, facevo il mio ex produttore, che era Franco Madau. Sì. Che c'ha il suo intercalare proprio da... Dunque femmo su in Guisin in Inghilterra e cantammo su Deu, i Pink Floyd e Genesis. Insomma. No, femmo su Deu, Sergio Endrigo e... Femmo su Deu e Elena Ledda. Basta. Alla fine... Bella, bravo. Scendeva, partiva molto in alto. Partiva molto in alto. No, non ho mai conosciuto... Madau non lo conosco. No, sì, sì. È meglio sporo. Ed è bravo. Era bravo. Io lo conosco e ci ho pranzato. Ecco, quando il presidente pranza con qualcuno diventano tutti fenomeni. No, tutte bravissime persone. Ma devo dire anche Madau, chi ha pagato il pranzo però in quel momento? Io ero ospite. Ecco perché Madau era ospite. Eravamo ospiti tutti. Vabbè, no, ma d'altra parte quando c'è De Pappa e Madau, non si ride, è più fai. Allora, abbiamo ancora qualcosa da vedere dalla regia, mi sa, di Ignazio, perché potremmo stupirti con effetti speciali, ma non li abbiamo, delle immagini, forse è meglio, vediamo. Io mi sono voltato, senza fare rumore, e l'ho riconosciuto, era il fisso il pastore. Adesso vedete come lo disarma. Si crede Madonna. Da ho difeso il mio amore a ho difeso il trattore, il passo è breve, devo dire. Beh, certo. Il pastore che fa, se no, scusa. Noi dobbiamo parlare con le nostre tradizioni. Certo. Quindi non siamo un popolo che pensa alle cose d'amore. Noi guardiamo il nostro lavoro, la terra. Siamo anche pratici e concreti. Ma il nostro Ignazio Di Giacomo, sì, ha anche in serbo, sì, o in serbo, in serbo, una sorpresa per lei, perché Ignazio, se uno non lo sente, non lo vede, ma lo sente e basta, sì, potrebbe scambiarlo per lei. Ma davvero? Prego. Allora, qualora se io ti dico che stigmatizzando le nostre protuberanze, allora Matteo non mi interrompere. No, basta. Grazie. Allora, no, quando uno arriva, arriva a essere imitato, sì, vuol dire che è o molto famoso o mi devo angosciare o molto rimbambito. Dipende dalle due, qual è la prima o la seconda. Tu pensa uno che invece arriva a imitare il presidente, pensa come ti è posto De Gaulle. Può essere che tra tutti e due probabilmente qualche interconnessione, a mio avviso. Bene, io direi che possiamo ringraziare Ignazio innanzitutto per la simpatia, perché come al solito noi tra l'altro facemmo insieme una trasmissione, lo dico in chiusura, non c'è il tempo di andare a recuperare le immagini perché siamo proprio in chiusura, Macchioris, che era il titolo già tutto un programma, Yann Macchiaus era la band, quindi la Macchioris e Macchiaus non potevano altro che essere loro la band, e il programma davvero
fuochi d'artificio, ecco, posso solo dire questo. Una produzione fatta su Sardegna 1, dove il presidente Mameli faceva il direttore d'orchestra, tra l'altro. Vabbè. Dove ogni tanto sventolava la bandiera. Sì, beh, certo, ci mancherebbe. Per acclarare la mia pazienza. Ed è stata la prima volta che ti ho visto fare l'alzabandiera senza Viagra. Benissimo. Senza Giada. Adesso senza ho Giada. Cambiato modo. A lei le conviene fermarsi qui, così come a noi. Io ringrazio Ignazio Delicia. Grazie a tutti. Buona Pasquetta, buon proseguimento di Pasquetta. E auguri anche per la carriera. E beh, certo, ci mancherebbe altro, ma ci rincontreremo. Grazie, sì, a Stefano Perra, Gigi Perra e al DJ Fabietto in regia. È stato davvero bello passare la Pasquetta con voi. Ci ritroveremo domani, perché non vi molliamo mai. I due di Via Venturi non vi mollano mai, alle 8 qui su Sardegna 1. E se vi siete persi questa puntata, stasera c'è la replica su Sardegna 3 dalle 21. E se siete invece nottamboli e non dormite come il presidente Mameli, all'una, dall'una alle 3 su Sardegna 1. Grazie, grazie. Buona a voi, passeggiata e buona festa. Al mitico Matteo Bruni, il grande, l'immenso, talentuoso. Buonanotte a tutti. Ciao, a domani alle 8. Se ci state guardando in replica, buonanotte. Ciao alle 8, ciao ragazzi.